vivete nei piaceri carnali, popolo. Io prima vivevo nei peccati, nelle vie delle ribellioni, nelle vie dell'incredulità, ero schiavo dei piaceri carnali, dei peccati, dei vizi, ma Gesù mi ha salvato, mi ha illuminato, mi ha fatto capire che se io continuavo in quella via sarei perito, mi sarei perduto per l'eternità. La Bibbia dice che c'è una via che all'uomo sembra una via giusta, ma la sua fine è fine di morte. Quante vie l'uomo sta percorrendo pensando di trovare la felicità? Quante vie l'uomo percorre pensando di arrivare a un destino sicuro? Quante vie l'uomo percorre pensando di arrivare a una meta che lui stesso si è proposto? Ma ti voglio dire, tutte le vie che l'uomo ha inventato. Cari, tutte le vie che l'uomo ha programmato, tutte le vie che l'uomo ha inventato, ci allontanano da Dio. Le vie del peccato ci portano alla morte. La Bibbia lo dice, non lo dice un predicatore folle, come forse tu mi consideri. Io sono un umile messaggero di Cristo, un umile servitore di Cristo, che prima era un ribelle, un incredulo, un bestemmiatore, ma oggi sono qui a predicare ed è un miracolo, perché io so come ero prima. Io ero un ribelle, un incredulo, rifiutavo l'esistenza di Dio, lo bestemmiavo, lo rinnegavo, ma un giorno il Signore ha raggiunto il mio cuore, che era perduto, era vuoto, era un cuore pieno di confusione. Io vivevo in un buio spirituale, la mia mente non aveva più la pace, ma un giorno io ho ascoltato il messaggio del Vangelo, alleluia, il messaggio di Gesù Cristo, il messaggio della croce, il messaggio della salvezza, e mi voglio dire ancora oggi, la croce di Cristo scaturisce la vita eterna per coloro che si pentono, che si ravvedono, per coloro che si riconoscono bisognosi, peccatori. Allora quando noi ci ravvediamo, ci pentiamo ai piedi della croce, davanti a questa grande verità, che ci lascia che Gesù è morto per noi, e in pieno di questa grande verità noi possiamo trovare la salvezza. Oh, gloria a Dio, possiamo trovare il perdono, alleluia, possiamo trovare la pace, possiamo trovare la luce di Dio tramite il Vangelo di Gesù Cristo. Infatti la Bibbia dice, alleluia, il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Il Vangelo non è una religione, il Vangelo non è una favola, il Vangelo non è una storiella a leggere così ogni tanto. Il Vangelo è la potenza di Dio, è la rivelazione di Dio. Il Vangelo è venuto dal cielo, è pieno di luce, di gloria. Il Vangelo, se tu credi, ha un potere soprannaturale di cambiare il tuo cuore di pietra e non vivere solo di apparenze, di materialismo, perché noi siamo venuti nudi in questo mondo e nudi ce l'andremo. Io quando sono nato non ho portato nulla e quando morirò non mi porterò via nulla. Tutti i soldi che io posso avere, tutte le possessioni che io posso avere, le mie case, se ce n'ho, ma non ce n'ho casa, la mia casa in cielo, alleluia, non è in questa terra, perché ti voglio dire, questa terra sarà distrutta. Io non voglio avere una casa in questa terra, io in questa terra sono di passaggio, sono un pellegrino, uno straniero, la mia casa è in cielo, dove il nostro Signore Gesù ha preparato un regno, ha preparato una città celestiale. Oh, caro incredulo, se tu potessi capire, caro incredulo, se tu potessi credere, caro incredulo, se tu potessi aprire il tuo cuore. Ma oggi pomeriggio
ti voglio dire, il Signore, il nostro Dio, vuole aprire il tuo cuore. Alleluia. Il nostro Dio vuole illuminarti. Il nostro Dio vuole salvarti. Gloria a Gesù. Il nostro Dio vuole cambiare la tua ottica, la tua mentalità. Vuole togliere quella cecità spirituale che il diavolo ha costruito durante questi anni nella tua vita. E voglio dire, il diavolo inculca il seme dell'incredulità. Noi siamo qui oggi per predicare la verità. Gesù ha detto, conoscete la verità e la verità vi farà libera. Dunque, o caro straniero, caro turista, hai bisogno di conoscere.